Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostro come realizzare questo cappottino in stile giapponese, perché il collo è basso proprio in stile come lo stile giapponese, che io ho deciso di chiamare Crazy Love. Questo perché il filato che ho utilizzato è uno nuovo della Mistrico Filati di questo inverno, che si chiama appunto Crazy Love. È un gomitolone da 150 grammi che misura 450 metri ed è formato dal 35% lana merino, 35% microfibra, 35% poliammide. Il colore che ho scelto io è questo blu che si chiama Oceano, proprio perché ha tutte le sfumature del blu oceano. Vi dico già che questo cappottino è una taglia S, anche se mi va abbastanza largo, perché io sotto voglio metterci un bel maglioncino pesante. Ho infatti intenzione di creare un maglioncino con il filato del Mohair Kid, sempre della Mistrico, con cui ho realizzato un coprispalle. Voglio utilizzarlo per realizzare un bel maglioncino da mettere sotto questo cappottino. E anche perché questo cappottino io voglio utilizzarlo all'inverno, mettendoci sopra anche tipo un bel poncho di quelli sempre fatti all'uncinetto, anche di quelli che faremo ai ferri. Quindi dicevo, questa è una taglia S e per poterlo realizzare io ho utilizzato tre gomitoli, ma dell'ultimo gomitolo, ve lo faccio vedere. Ops, dell'ultimo gomitolo me ne è avanzato veramente tanto, vedete? E penso che ci farò un bello scaldacollo da poterci abbinare con lo stesso appunto del cappottino. Quindi qualcosa da poter mettere sopra se vedo che tira un po' troppo vento, quindi c'è bisogno di un bel scaldacollo, magari uno di quelli belli grossi che coprono veramente bene. Quindi vi dico già che se siete una taglia M, vi utili di comprare 4 di questi gomitoli, se siete una taglia L, 5 di questi gomitoli. Io ho lavorato con un del numero 4 e in descrizione vi lascerò il link dell'Uncinettando con i filati, il sito web da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. E veramente ci sono 6 colori che sono uno più bello dell'altro. Il mio preferito è questo, ma c'è anche il viola e il beige che sono spettacolari. Per quanto riguarda la lavorazione, si parte dal sotto e si va a lavorare questo punto alternato da strisce di maglie alte a strisce di nocciola. È un punto abbastanza compatto, quindi va benissimo per essere un cappottino da utilizzare in inverno. E si lavora questo punto per tutto il cappotto, tranne che per le maniche. Per le maniche ho optato per qualcosa di più chiuso, quindi sono tutte giri di maglie alte. Alla fine ho rifinito tutto il cappottino. Ah, ho fatto sì, scusatemi, abbasso un po' così vedete. Il collo, come vedete, è proprio basso, proprio in stile giapponese. Sono 2 giri di maglie alte. E alla fine sono andata a fare un giro di maglie basse attorno all'apertura, al collo e intorno alle maniche. Sotto non l'ho fatto, ho preferito lasciarlo così com'è. E infine ho deciso di chiudere il cappottino proprio per essere in stile giapponese con 2 alamari. Io li ho messi in alto. Sapete che preferisco queste cose che non si chiudono fino a sotto, le preferisco che restano così un po' aperte, però voi potete mettere anche più alamari e in descrizione anche in questo caso vi lascerò sempre il link del sito Uncentando con i filati da cui potete acquistare gli alamari. In questo momento sono presenti 4 colori che sono questo blu notte che vedete, un verde militare, il beige e anche il grigio, ma presto verranno aggiunti anche nuovi colori. Detto ciò, io spero che questo cappottino molto semplice da fare, ma vi assicuro che è caldissimo, infatti sto morendo di caldo, però va bene, è molto semplice da realizzare e comunque un filato molto grosso, quindi vi porterà via veramente pochissimo tempo. E mi raccomando, se decidete di realizzarlo, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, e se avete acquistato lo stesso filato dal sito Uncinettando con i filati presso la merceria Coletti, potete aggarci su Facebook sulla pagina merceria Coletti e su Instagram su Uncinettando con i filati o su Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro cappottino, io ho deciso di utilizzare uno dei nuovi filati invernali della Mistrico Filati, che è il Crazy Love, ed è questo enorme gomitolone da 150 grammi ed ha 450 di metraggio. Il colore che ho scelto io è questo con il blu, che io trovo veramente spettacolare. E per fare un cappottino è perfetto perché può essere abbinato a molti dei nostri abiti. Allora, io vi farò vedere un piccolo campione del punto dove ho montato 29 catenelle.
e lavorerò con l'uncinetto il numero 4. Allora, in realtà questo gomitolo si dovrebbe lavorare con l'uncinetto del 5 e del 6, ma siccome io non voglio un cappottino tipo cardigan, ma voglio qualcosa di più rigido, ho deciso di optare per lavorare con l'uncinetto il numero 4. Però voi potete benissimo lavorare con il 4 e mezzo o anche addirittura col 5 se volete un cappottino un po' più stile cardigan, quindi meno rigido come lavorazione. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8. Io vi dico già che per il mio cappottino ho messo un totale di 109 catenelle, che è un multiplo di 8 più 5 catenelle che mi servono per avere l'inizio uguale alla fine. Quindi mi raccomando, chi è taglia M secondo me va benissimo aumentare soltanto di 3 motivi, in modo tale da averne un motivo in più dietro e 2 motivi in avanti, quindi uno per parte. Se siete una taglia L di andare a aumentare di 6 motivi. Naturalmente poi dovete vedere un po' voi a seconda di come lo volete morbido addosso, se lo volete stretto oppure no, in quel caso andate a mettere più motivi. Io nel campione ho messo 29 catenelle, che sono 24 multiplo di 8 più 5 catenelle, e a questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono nostra prima maglia alta. Mi avvicino un altro poco la telecamera, eccomi, quindi 1 2. Prendo il filo, salto la prima delle mie 29 catenelle, entro nella seconda e realizzo una seconda maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva, terza maglia alta. Prendo il filo, catenella successiva, quarta maglia alta. Prendo il filo, catenella successiva, quinta maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella, entro nella seconda e vado a fare il mio punto nocciola. Quindi prendo il filo, esco e tiro, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella catenella, prendo il filo ed esco, e un'ultima volta prendo il filo, entro nella catenella, prendo il filo ed esco. Quindi l'ho fatto per 3 volte. Prendo il filo, esco da tutti i fili sull'uncinetto e vado a fare una catenella per chiudere bene la lavorazione. Catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo. Quindi entro nella catenella, salto una, entro una successiva e vado a fare le mie 5 maglie alte. Quindi una catenella successiva, 2 catenella successiva, 3 catenella successiva, 4 catenella successiva, 5 catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva e di nuovo fa la mia nocciolina. Quindi prendo il filo, tiro ed esco, prendo il filo, rientro nella stessa catenella, prendo il filo ed esco, un'ultima volta prendo il filo, entro nella catenella, prendo il filo ed esco, chiudo tutti i fili sull'uncinetto. Una catenella per chiudere la lavorazione, una catenella di separazione e ricomincio da capo saltando una catenella. Quindi ancora vado a fare 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e di nuovo da fare il mio punto nocciola. Quindi prendo il filo ed esco, prendo il filo, entro nella catenella ed esco, prendo il filo, entro nella catenella, prendo il filo ed esco, per farlo 3 volte. Esco da tutti i fili sull'uncinetto, chiudo la lavorazione con una catenella, catenella di separazione. Quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il giro, e per terminarlo andiamo a fare così: si salta una catenella e si vanno a fare le ultime 5 maglie alte. Quindi 1 2 3 4 e 5. Si termina così il primo giro e adesso vi faccio vedere come realizzare il secondo. Quindi, secondo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Quindi 1 2 3.
prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte, per un totale quindi di 5 maglie alte. Una l'abbiamo già fatta, successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5. Prendo il filo, vado all'interno della catenella e vado a fare il mio punto nocciolina, quindi prendo il filo, esco e tiro, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, prendo il filo ed esco, un'ultima volta, prendo il filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo ed esco, chiudo tutti i fili sull'uncinetto, catenella per chiudere la lavorazione, 2 catenelle, 1 e 2, e vado nell'archetto successivo e di nuovo vado a fare il mio punto nocciola. Scusate, mi devo tirare un po' il filo. Quindi entro e vado a fare il nuovo mio punto nocciola. Prendo il filo, tiro ed esco. 1. Prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco. Prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco. Per 3 volte. Prendo il filo, esco da tutti i fili sull'uncinetto. Chiudo la lavorazione e ricomincio da capo. Quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta. 1. 2, 3, 4, 4 e 5. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare il mio punto nocciola. Quindi prendo il filo, entro nell'archetto, prendo il filo d'esco. Di nuovo prendo il filo, entro nell'archetto, prendo il filo d'esco. Di nuovo entro, prendo il filo d'esco per 3 volte. Chiudo tutti i fili sull'uncinetto, catenella di separazione, scusate, catenella per chiudere la lavorazione, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e di nuovo vado a fare il mio punto nocciola. Quindi prendo il filo ed esco, di nuovo prendo il filo, entro ed esco, prendo il filo, entro ed esco, chiudo tutti i fili e faccio una catenella per chiudere la lavorazione. Ancora 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E di nuovo vado a fare il mio punto nocciola, quindi prendo il filo, entro, prendo il filo d'esco, prendo il filo, entro, prendo il filo d'esco, prendo il filo, entro, prendo il filo d'esco, chiudo tutti i fili, catenella per chiudere la lavorazione, 2 catenelle, vado nell'archetto successivo e di nuovo prendo il filo d'esco, prendo il filo, entro, prendo il filo d'esco, prendo il filo, entro e prendo il filo d'esco, tiro tutti i fili, chiudo con una catenella e questo è quello che bisogna fare per tutto il secondo giro. Terminiamo il secondo giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale quindi di 5 maglie alte. Benissimo. Abbiamo terminato così anche il secondo giro e questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza del nostro cardigan. Vi faccio rivedere soltanto un attimo come rifare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa rispetto a quella iniziale. E andiamo a fare in questa maniera: 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 5 maglie alte. E andiamo a fare catenella di separazione e il nostro punto nocciola lo andiamo a fare nell'archetto qui di 2 catenelle, quindi prendo il filo d'esco, prendo il filo, entro, prendo il filo d'esco, prendo il filo, entro, prendo il filo d'esco per 3 volte, chiudo, catenella per chiudere la lavorazione, catenella di separazione e si ricomincia andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi vedete, è molto semplice. E si crea appunto questa alternanza di nocciole e queste strisce di maglie alte. Io vi ricordo che ho montato 109 catenelle per quanto riguarda la larghezza del mio cardigan. È un filato spesso, sto lavorando col 4, quindi 109 possono risultare piccole, ma vi posso assicurare che vanno benissimo. Vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto naturalmente il giro, forse più che ripetuto i giri vi dirò direttamente quanto l'ho fatta lunga e poi vi dirò come dividere la parte dietro dalle due parti avanti.
Allora, io ho ripetuto i due giri per 21 volte, quindi dal basso verso l'alto ho ripetuto i due giri per 21 volte e per me come altezza ci siamo, perché voglio che mi arrivi un po' sui fianchi, quindi non troppo lungo, e ho messo i marcatori. Per mettere i marcatori, scusate, tolgo un po' l'uncinetto così vi faccio vedere meglio. Per mettere i marcatori io sono andata a contare le mie strisce qui di noccioline e ne ho messe 3 davanti da entrambi i lati, 7 dietro, quindi ripeto, ne ho messe 3 strisce sul davanti e 7 dietro, per un totale quindi di 13 strisce di noccioline. E ho fatto, per mettere i marcatori, contate le mie 3 strisce, 1 2 3, nella terza maglia alta del gruppo di 5 ho messo il marcatore, stessa cosa di qua, 1 2 3, nella terza maglia alta ho messo il marcatore. E adesso vado a lavorare normalmente il mio primo giro, che consiste nel realizzare come sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale quindi di 5 maglie alte, catenella di separazione e vado dove ho l'archetto di 2 catenelle, scusate, di 3 catenelle, e vado a fare il mio punto nocciola. Quindi prendo il filo, esco, prendo il filo, esco, prendo il filo, esco, prendo il filo, esco da tutti i fili sull'uncinetto, una catenella per chiudere la lavorazione, una catenella di separazione e continuo a lavorare così fino ad arrivare al marcatore. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il secondo. Sto per arrivare alla fine del primo giro, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta, vado dove ho la seconda e realizzo una seconda maglia alta, vado dove ho il marcatore, quindi nella terza, e realizzo una terza maglia. Mi giro con il lavoro e vado a fare il mio secondo giro, quindi vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta e procedo a fare le mie nocciole. Quindi prendo il filo, entro, prendo il filo, rientro, prendo il filo, rientro, quindi normalmente 3 catenelle, 1 2 3 e di nuovo nocciolina. E vado direttamente a fare la mia maglia alta sopra la maglia alta. Quindi questi sono i giri. L'unica cosa che cambia è che qui facevamo, invece di 5 maglie alte, ne facciamo 3. Quando poi andrete a lavorare dietro, nella terza, dove avete il marcatore, quindi dove avete fatto la terza maglia alta, anche qui faremo maglia alta e entrando nella stessa maglia di base faremo la terza maglia alta. Io adesso continuo a lavorare, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo sul davanti e quanto l'ho ripetuto sul dietro, che è uguale, per fare poi la cucitura alle nostre spalle e creare poi le maniche. Allora, io ho ripetuto il motivo per 13, cioè i due giri, per un totale di 6 volte, quindi ho ripetuto i due giri 6 volte e sono andata a ripetere poi soltanto il primo giro. Quindi ripeto, ho ripetuto il motivo 6 volte, quindi due giri ripetuti 6 volte e sono andata a fare di nuovo il primo giro, per avere la manica bella, lo scalfo bello largo. Ho fatto la stessa cosa da quest'altra parte e poi anche dietro e sono andata poi a cucire le spalle. Per cucire le spalle sono partita dalle 3 maglie alte, quindi dall'esterno, andando verso l'interno, e mi sono fermata dove ho la seconda nocciolina. Stessa cosa da quest'altra parte e adesso andiamo a fare le maniche. Vi dico già che per le maniche farò soltanto maglie alte, non farò il punto nocciolina, perché altrimenti la manica diventerebbe troppo pomposa, troppo con queste punto nocciole, e secondo me non è proprio un bel effetto. Quindi preferisco fare tutto maglie alte, quindi andremo a fare tutto maglie alte, che poi il giro delle maglie alte andrà a richiamare il giro che faremo per il collo, perché ho intenzione di fare un bel collo alto, anche in questo caso maglie alte, per averlo bello morbido. E poi un giro, devo ancora decidere se di maglie alte o di maglie basse attorno a tutto il nostro cappotto per rifinirlo. Però adesso vi faccio vedere come fare le maniche. Per
fare le maniche io utilizzerò sempre l'uncinetto del numero 4 e andrò a lavorare in questa maniera. Tenete presente che le maglie alte, quando si vanno a lavorare facendo giri sempre di maglie alte, tendono un po' ad allargare la lavorazione, quindi non fate troppe maglie alte qui intorno. Io naturalmente vi dirò quante maglie ho fatto alla fine del primo giro, però se siete una taglia anche più grande della mia, tenete presente questo: non fate troppe maglie alte, anche se vedete che la lavorazione si stringe un po', meglio, perché poi ripetendo sempre il giro di maglie alte tornerà ad allargarsi. Quindi se voi ne mettete già troppo all'inizio, poi dopo la lavorazione si allargherà troppo e sarete costrette o a passare a lavorare con un centro più piccolo o a fare delle diminuzioni, che potete anche fare delle diminuzioni in modo tale che così la manica vi viene poi al polso più stretta e larga più sopra. Io però voglio fare tutta la stessa lavorazione, quindi senza fare nessun tipo di diminuzione, in modo tale da avere la manica larga abbastanza da permettermi di poter indossare sotto anche dei maglioni un po' più spessi. Quindi andiamo a per fare il nostro primo giro e io lavorerò in questa maniera. Entro con l'uncinetto alla base del mio scalfo e vado a lavorare facendo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Prendo il filo, vado nella maglia alta che ho orizzontale e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado nella maglia alta orizzontale successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Vado nell'archetto che mi unisce le due maglie alte orizzontali e faccio la maglia alta. E ricomincio, maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, seconda maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, la terza la vado a fare nell'archetto che mi unisce le due maglie alte orizzontali successive. Questo mi permette di allargare, di stringere la lavorazione, ma neanche tantissimo. Quindi potete vedere in questa maniera, se per voi comunque è troppo larga, invece di fare due maglie, fatene tre o nelle maglie alte orizzontali e la quarta l'andate a fare nel foro. Questo se volete stringere un po' la lavorazione. Se volete invece allargarla perché vi siete accorti che è troppo stretta, allora potete fare una maglia alta alternata a un'altra maglia alta che si trova già direttamente nel forellino. Come preferite, io utilizzerò questa tecnica e alla fine vi dirò quante maglie ho realizzato. Allora, sto terminando il primo giro, quindi ho fatto l'ultima maglia alta, vado nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima. A me sono 36 maglie alte, ho fatto qualche diminuzione in meno dall'altro lato perché mi sono accorta che stava venendo troppo larga, quindi ho fatto tre maglie alte e la quarta sono andata a fare nell'archetto. Questo perché, vi ripeto, nella lavorazione mi sono accorta che era troppo largo, quindi ho preferito andare a fare qualche aumento in meno e quindi qualche diminuzione, mettiamola così. Quindi ho fatto un totale di 36 maglie alte. Bene, adesso non farò altro che ripetere sempre il giro di maglie alte fino ad arrivare alla lunghezza desiderata e naturalmente vi farò sapere quanto mi è venuto lunga la mia manica. E poi andremo a fare, come vi ho detto, il collo e il bordino intorno a tutto il cappotto. Allora, ho terminato la manica, ho ripetuto il giro 37 volte, quindi 37 volte il giro di maglia alta e alla fine ho fatto un giro di maglie basse, non tanto per stringere la lavorazione ma per evitare che più in là, lavando, indossando sempre il cappottino, possa andarsi ad allargare troppo. Quindi ripeto, ho fatto 37 giri più un giro di maglie basse e poi ho fatto la stessa cosa all'altra manica, quindi sempre 37 giri più il giro di maglie basse. E adesso andiamo a fare il collo. Quando ho riprovato il mio il cappottino, mi sono accorta che per il tipo di collo che avevo in mente non avevo cucito abbastanza. Vi ricordate che io vi ho detto che ho cucito fino a dove avevo la nocciolina e invece sono andata avanti e ho cucito lasciando alla fine liberi sul davanti e anche, vabbè, sul dietro davanti, la striscia di maglie alte più la nocciolina, sia da questa parte che da quest'altra parte. Quindi ho terminato la cucitura dopo le 5 maglie alte. Quindi ho, come vi ho detto, ha continuato un po' di più la cucitura. Questo perché, dietro suggerimento di alcune di voi, ho deciso di optare per il collo stile giapponese, quindi non quello altissimo ma quello poco
pochi centimetri, diciamo 2 o 3 centimetri, quindi farò al massimo 2 giri, in modo tale da avere questo piccolo collo però abbastanza chiuso, invece che alto e largo lo facciamo chiuso e basso, cioè quindi più stretto e basso. La lavorazione sarà molto semplice perché voglio richiamare il giro di maglie alte, quindi faremo semplicemente 2 giri di maglie alte e poi alla fine andremo a fare un giro di maglie basse che però faremo attorno a tutto l'apertura della giacca. Quindi adesso vi faccio vedere come fare il giro di maglie alte, visto che qui abbiamo il punto nocciola, e poi farò il secondo giro e il terzo giro dove maglie basse, che però continuerò poi facendo attorno a tutto allo scollo, a tutto l'apertura del cappotto. Allora, quindi per lavorare il giro farò semplicemente questo. Lavorerò sempre con l'uncinetto numero 4, entro all'interno della terza catenella che qui voleva la mia prima maglia alta e vado a fare le mie 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale quindi di 5 maglie alte. 2 3 Scusatemi. 4 e 5. Una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella, una maglia alta sopra il punto nocciola, una maglia alta nella catenella e ricomincio. Quindi semplicemente una maglia alta sopra ogni maglia alta. E vedete qui io sono già dove ho la cucitura, quindi vado semplicemente a fare una maglia alta dove ho la cucitura e poi ricomincio da dietro. Quindi vado a fare direttamente la maglia alta dove ho l'archetto di una catenella, la maglia alta sopra il punto nocciola, la maglia alta dove ho l'archetto di una catenella e poi di nuovo maglia alta sopra maglia alta. Quindi questo è il primo giro. Secondo giro faremo un altro giro di maglie alte sopra maglie alte e poi, come ho detto, faremo un terzo e ultimo giro che non vi faccio vedere perché tanto è semplicissimo, dove faremo 3 il giro di maglie basse e poi continueremo a fare le maglie basse attorno a tutto lo scollo, scusate, l'apertura del cardigan. E una volta fatto questo il cardigan sarà finito e potremo andare a metterci i nostri alamari. Allora, ho terminato di fare il bordo, ho fatto, come vi ho detto, le 2 maglie alte e il giro di maglia bassa. Una cosa che vi devo dire però, io il giro di maglia bassa non l'ho fatto perché vada anche sotto il cappotto, ma solo lateralmente, quindi di lato e intorno al collo, quindi non l'ho fatto intorno a tutto il cappotto, però voi naturalmente potete decidere anche di farlo sotto, come preferito. Io ho preferito sotto lasciarlo così com'è. E poi sono andata a mettere i miei alamari. Allora, volevo uno stile un po' giapponese e comunque non volevo che il cappottino si chiudesse troppo, quindi l'ho comunque messa abbastanza vicino. Se però volete che vi chiuda maggiormente il cappotto, dovete cucirlo un po' più di lato, quindi andando più in fondo, in modo tale che si stringe maggiormente e potete stringere sul davanti il vostro cappottino. A me rimarrà così aperto e mi piace perché comunque sotto io l'inverno voglio indossare un maglione molto pesante, quindi non ho bisogno di dover chiudere proprio il cappottino. Però se volete chiudere un po' il cappottino e come me userete gli alamari, cucitele un po' di più e naturalmente più laterale, e naturalmente potete metterne anche di più. Io ne ho messi 2 che mi arrivano sopra lasciandomi tutto il resto aperto. Voi potete metterlo per tutto il cappotto, metterne 3 o 4 e quindi chiuderlo almeno fino, diciamo, alla vita, come preferite. Naturalmente se mettete gli alamari più di qui e più larghi, cioè se li cucite più larghi qui, vi conviene mettere un piccolo bottoncino per poter chiudere il collo. Detto ciò, il nostro cappottino è terminato.